Amici sportivi di Entra TV, benvenuti alla 31ª puntata di Punto Sport, come sempre in diretta dagli studi di Via Dante qui a Lavagna, leggermente, tanto in ritardo, però insomma, l'importante è andare in onda. Andiamo subito a presentare gli ospiti di questa sera, partendo con Attilio Schiaffino, dirigente dell'Arenelle. Ciao Attilio. Buonasera a tutti. Accanto a lui abbiamo Claudio Zetti, allenatore dell'Entella. Ciao. Buonasera. Claudio. Poi abbiamo un grandissimo amico a cui mi sono raccomandato, ma ci siamo capiti io e te, Benedetto Sempre Vivo, dirigente dell'Arenelle, e poi Nicolò Scarlassetta, difensore, giovane difensore sempre dell'Arenelle. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. Ok, bene, possiamo iniziare la trasmissione. Direi che possiamo subito partire con le schermate che ha curato Davide Cucco relative ai playoff di terza categoria. Nel weekend infatti si sono giocate le partite di ritorno. Andiamo a leggere allora quello che è successo. Vedete qua la vittoria dell'Aurora 5-0 contro il Valle, l'andata era finita 3-1 sempre per i Rivani, quindi l'Aurora accede alla finale del primo e secondo posto, finale nella quale incontrerà l'Entella appunto di Claudio Zetti. Vediamo l'altra schermata, Entella che ha pareggiato 2-2 contro il Carasco in Colmata ieri pomeriggio. È stata una partita divertente. Chiedo subito allora a Claudio di raccontarmi appunto questa sfida, divertente magari per il pubblico. Te ho visto arrabbiato un paio di volte. Diciamo arrabbiato perché eravamo abbastanza contratti e subito non abbiamo giocato bene. Il Carasco sapevamo che era un'ottima squadra di giovani, un bel gruppo che giocano bene a calcio, e quindi ci hanno messo in difficoltà, perché subito siamo stati in difficoltà perché hanno preso una traversa, sono andati in vantaggio e poi è andata bene che siamo riusciti a recuperare, poi insomma, è stata battaglia, però ci siamo riusciti. Ecco, tra l'altro Carasco che era partito molto bene, aveva preso la traversa, poi è successo un infortunio al tuo giocatore. Vogliamo un attimo raccontare quello che è successo? Brutto infortunio a Tony Montemuro, che gli faccio gli auguri personalmente, sta bene, ha avuto un brutto incidente, ha picchiato con la testa in un palo, diciamo lì dove si esce dal campo, sì. Gli hanno dato 18 punti di sutura e per fortuna dall'attacco è risulta che non ha niente di particolare. È tornato a casa ieri sera, l'ho sentito oggi, sta abbastanza bene. Allora, come abbiamo detto, la finale del terzo e quarto posto sarà tra Valle e Carasco, mentre la finale del primo e secondo posto sarà tra Entella e Aurora. Dato che qua ho tre amici dell'Arenale, potrei chiedere anche a loro come la vedono questa lotta appunto per la promozione della categoria superiore. Partiamo con Attilio. Ma sicuramente sarà una battaglia, perché noi abbiamo incontrato chiaramente entrambi e sono due buonissime squadre. Poi in queste partite a volte i pronostici è difficile farli, perché secondo me sono partite particolari. Quindi io nel mio passato ho giocato nell'Entella, quindi spero che vincano, ecco, questo come mio augurio, sperando che Charlie non si arrabbi perché non ci conosciamo, però secondo me saranno due partite molto combattute. Benny? Vedo veramente una battaglia, perché sono due belle squadre, non le abbiamo affrontate, abbiamo di gravità, potevamo anche prendere più punti perché noi... abbiamo giocato normalmente, con agonismo, però senza... questi sono due amici, sia Zetti che Campanacci. Non mi voglio sbilanciare, perché vorrei tenere la loro amicizia per sempre e dire vince uno l'altro. Che sia una giornata di sport, due belle partite, andiamo a divertirci ancora due sabato e due domeniche. Colò? Sì, esatto. Abbiamo affrontate anche noi tutte e due le squadre. Due squadre molto forti, soprattutto l'Aurora, gioca un bel calcio e noi ci avevamo fatto 3-3, è stata una partita bellissima, storica quasi per noi, perché era da un po' che non facevamo risultato. E anche l'Entella l'abbiamo affrontata, è una squadra tosta che anche lei sa giocare veramente bene. Pronostico è dura a farla, anche perché i playoff sono sempre partite strane, quindi vedremo. Claudio, comunque non è stato facile col Carasco, una squadra giovane, gioca bene, un bravo allenatore, due o tre giocatori anche assolutamente, bravi. Assolutamente, sono, come dicevo prima, sono un bel gruppo, perché sono tutti giovani, tanti giovani, hanno degli elementi molto, molto bravi, insomma ti mettono in difficoltà, perché comunque non mollano mai, sono una squadra volenterosa, grintosa, che giocano bene.
E chi temi invece dell'Aurora? Dell'Aurora? Chi te, è una domanda. Temo, devo dirlo, perché comunque temo Montella, temo perché è molto bravo, un avanti, temo i due Castronovo, temo un po' il coltivo dell'Aurora, perché poi se andiamo a vedere l'Aurora secondo me ha fatto un bellissimo calcio tutto il campionato. E avrei, insomma, meritava come Real Fieschi di andare su, perché sono le squadre che forse una nomi e una forse come gioco di squadra ha dimostrato di essere una validissima squadra. Ve l'aspettavate il Valle ai playoff, sinceramente? Ma sinceramente no, io all'inizio non mi sembrava una squadra che arrivasse in quelle posizioni. Le altre sicuramente sì, le prime tre senza dubbio. Il Carasco, visto al ritorno, forse magari avevano mollato un pochino, insomma, la differenza di punti fra noi e loro mi sembrava eccessiva, sinceramente. Noi abbiamo perso troppi punti per strada, però il Valle non l'avrei detto, ecco, secondo me c'erano altre squadre che all'inizio mi sembravano migliori. Benny? Anch'io, perché noi abbiamo perso su Borgionasca, poi qua in casa abbiamo pareggiato, non credevo, però Carlini ci ha messo qualcosa anche del suo, Mister Joller, Carlini ci ha messo qualcosa di suo e sono contento per lui, sì, perché è riuscito a fare un qualcosa di particolare per Borgionasca. Sì. Sono contento per il Valle, però mi aspettavo sinceramente che ci andasse la Leivese, anche perché aveva un sacco di punti di vantaggio al girone d'andata e poi il girone di ritorno è andato un po' male, però mi aspettavo la Leivese io. T'ha pizzicato, sì, ha ragione. Ma come? Ti... Ma ti invito? Ma perché l'emozione. Però vedi, è attento, attentissimo. Sì. Perché sono quelle partite vinte nel finale, no? Magari fa come Galliani, va prima negli spogliatori. No. È stata una fotocopia della nostra. Sì, Salvador, tutte e due. Allora, tanto poi con loro ovviamente parleremo sempre di RNL interna, ma andiamo avanti con i campionati. Anche in seconda si sono giocati i playoff e anche i playout. Andiamo con la schermata relativa ai playoff. Se Davide Cucu e Diego Terlizzi in regia sono d'accordo, temporeggio un attimino. Vabbè, comunque nei playoff erano impegnate ovviamente quattro squadre: Atletico Casazza, Levi e Corna San Piero di Canne. Il Levi ha vinto a Casazza 3-0, tra l'altro di questa partita avremo le immagini che ha curato Davide Cucu, partita che si è giocata sabato pomeriggio a Casazza. Eccolo qua, vedete la schermata che riepiloga quello che è successo sabato per quanto riguarda i playoff di seconda categoria, partita di andata tra Atletico Casazza e Levi, vinta 3-0 dalla squadra di Gianni Siri, ci sarà il ritorno a Levi. Poi nell'altro playoff, sempre gara di andata, San Piero di Canne di Tassano ha vinto 3-1. Sul campo del Cogne. Anche qua si tratta di partita di andata, perché poi ci sarà la gara di ritorno. Se la regia è d'accordo, abbiamo le immagini appunto di Atletico Casazza Levi, con immagini di Davide Cucu. Andiamo con appunto il filmato con audio originale, poi torniamo in studio. Yeah!
Bianco Blu. Abbiamo visto le immagini di Atletico Casazza Levi, vittoria del Levi 3-0, e abbiamo in collegamento telefonico il presidente del Levi, Serafino Neto. Pronto Serafino? Sì, ciao, buonasera. Allora Serafino, intanto complimenti per la partita di sabato, ma soprattutto perché oggi compie gli anni, tanti auguri. In diretta non è da tutti i giorni, sì, vabbè, grazie, te li ha fatti giù al cappello, grazie, non è che grazie. Te li ha fatti chissà chi, però insomma accontentati. Allora, Presidente, raccontami un po' la partita di sabato. Pronto? No, ti dicevo, raccontami la partita di sabato. La partita di sabato, quando con un 3-0 direi che va bene, ma non era proprio così semplice, perché dopo i primi 10 minuti noi forse eravamo un po' più tesi di loro. Abbiamo sofferto un po' a centrocampo, poi insomma piano piano anche con il centrocampista con un po' più di esperienza abbiamo cominciato a giochicchiare, e poi dopo il rigore praticamente diciamo che non c'è stata più storia, ecco, cioè tutto lì. Quindi una bella partita, devo ringraziare i ragazzi perché hanno dato tutto, quindi ci credevano e ce l'hanno fatta, ecco, insomma. Ecco, hai ipotecato la finale, adesso tu magari sei scaramantico, non lo vuoi dire, però insomma in finale ci dovresti andare e dovresti incontrare una tra San Pier di Cane, che tra l'altro ha vinto 3-1, o il Cogna, che comunque è chiamato ad un'impresa. Al momento è San Pier di Cane, cosa temi del San Pier di Cane? Ma allora, io tanto diciamo che dobbiamo il ritorno, dobbiamo essere solo bravi a gestirlo, adesso sinceramente, poi è logico, può succedere di tutto, però insomma bisogna gestirlo. E col San Pier di Canne è una partita che sicuramente è degna di questo campionato, perché poi tutto sommato erano le tre forze del campionato, cioè diciamo che la Ruentes dal momento che ci è scappata all'inizio del ritorno, poi la Ruenza, se noi e San Pier di Cane, se credo che siano state le squadre che hanno fatto qualche cosina un po' più delle altre, ecco, quindi se dobbiamo incontrare in finale il San Pier di Cane, credo sia per noi che per loro sia una bella soddisfazione, poi vincerà quello che ne avrà di più, ecco, tutto lì. Ecco, hai fatto già riferimento alla Ruentes, quanto sei rimasto, sarai rimasto un po' deluso del secondo posto, perché secondo me tu quest'estate al primo posto ci pensavi. Ma io ho centrato l'obiettivo, devo dire, perché quest'estate insieme al mister Gianni Siri avevamo detto che volevamo arrivare tra le prime tre, sinceramente. I playoff li abbiamo centrati, il primo posto, poi strada facendo, forse a un certo punto ci credevo, però la Ruente è stata più forte, cioè era più compatta, erano più uniti, non lo so, ecco, aveva qualcosa in più probabilmente. Poi magari noi come singoli avevamo degli ottimi e abbiamo degli ottimi elementi, però sai, la squadra è poi alla fine, e quindi ho centrato gli obiettivi. Tra l'altro io avevo anche detto all'inizio che gradivo vincere la Coppa Disciplina, e da quello che mi è stato detto forse l'abbiamo anche vinta. Ah, bene, bene, allora un altro obiettivo raggiunto, in attesa di un obiettivo ancora più importante. Va bene Serafino, io ti faccio ancora i complimenti. Intanto mi scappi, aspetta che... No, sono qua, io non ti posso scappare. No, niente, ti facevo gli auguri di nuovamente per il compleanno. Ah,
Ok, però volevo dire anche un'altra cosa, sì. Già che eravamo qua, volevo ringraziare Andrea Oneto che ha fatto il gol, il 3-0, il 3-0 di domenica, che tra l'altro è di qua, di Levi, quindi è un locale, però proprio l'11 maggio era il suo compleanno, quindi si è fatto anche lui il regalo da solo, ecco, in diretta. Il mio è il 29 marzo, ma non c'entra niente. Va bene Serafino, io ti ringrazio. No, non c'entra, insomma è un giocatore che il giorno del suo compleanno ha fatto un gol importante per la squadra e per tutti. Comunque dai, io non so chi c'è lì perché non vi posso vedere, però saluto tutti gli ospiti e tutti gli sportivi e ti ringrazio della chiamata. Grazie Serafino, grazie. Serafino era in palestra e si sentiva abbastanza rimbombare la mia voce, non solo. Allora, abbiamo detto appunto del Levi che ha vinto 3-0, abbiamo visto anche le immagini di Davide Cucco che ringrazio nuovamente. Claudio, ritorniamo sul discorso dell'Aurora, insomma hai già detto di due o tre giocatori che temi, però dell'Aurora c'è proprio da temere il gioco anche della squadra. Sì, tutta la squadra perché io li ho rivisti anche sabato, sono andato a vederli anche a Borzonasca. E giocano realmente bene, ecco, una squadra che è da temere perché giocano bene. Allora, adesso chiederò qualcosa ai miei amici dell'Arenelli. Intanto chiedo a Diego Terlizzi se può cominciare a sentire Roberto Dadone, allenatore del Borgo Rapallo, che è squadra tra l'altro impegnata nei play-out contro la Ciassetta. Attilio, soddisfatto del campionato? Un bel finale, all'inizio un po' così, insomma... Poteva essere forse meglio, però insomma, per essere la prima stagione di Roberto Coppello è una buona stagione. Dai. Ma direi di sì, il problema è nato che la squadra si è formata durante il campionato, non è all'inizio, fino a dicembre insomma, mancavano un pochino di giocatori. Poi da dicembre in poi, quando siamo riusciti a esserci tutti, abbiamo cominciato a ingranare e quindi insomma abbiamo fatto un buon finale di campionato. Secondo me se cominciavamo prima con la stessa rosa forse qualcosa di più potevamo fare, comunque no, noi siamo soddisfatti anche perché tu sai che i nostri obiettivi non sono quelli di vincere dei campionati per adesso, ma di cercare di far giocare tutti, soprattutto di lanciare qualche giovane, poi di far giocare qualcuno di cavi anche se i ragazzi sono pochi, e quindi per ora il nostro insomma, stare insieme, riusciamo ad autofinanziarci facendo delle serate estive, quindi per ora va bene così, però insomma siamo soddisfatti. Ecco. Un bel finale di campionato. Un gran bel finale, un complimento a tutta la società, a tutti gli autori di questo grande divertimento, poi è stato qualche volta anche qualche incomprensione con qualche arbitro, però non è... Giusto te, no? Non è, ma no, diciamo io mi fa piacere a volte ammettere anche qualche errore, né? E però è stato poi tutto insieme una bella gestione. Io sono molto contento, anzi ne approfitto di ringraziare tutti gli amici di Arenelle perché sono stato inserito con loro, sono anche un altro anno farò parte di questo gruppo dove potrò aiutare Robby Coppello, che saluto tantissimo, e dove io alleno diciamo i portieri per divertire. E un grazie anche a loro che mi sopportano perché bravo, sono veramente no, loro prima della partita settimana, cioè abbiamo fatto un programmino, lo stiamo mantenendo, e voglio fare un saluto a Andrea e Emilio e che ci rivediamo presto, e a tutta la società un grazie di cuore. Ecco, invece te Nicolò sei arrivato in corso di stagione, insomma, a parte che sei giovanissimo, quanti anni hai? 18. 18, e sei arrivato nell'Arenelle? A dicembre, inizio dicembre. E tu non giocavi a pallone? No, non giocavo a pallone. Però insomma, io ho visto diverse partite dell'Arenelle e non sei malvagio, te lo dico proprio appassionatamente. Insomma, ti sei trovato bene, tra l'altro sono tanti giovani ma c'è anche qualche vecchia volpe, senza dire Pimenta così che mi scappa il nome così, però qualche vecchia volpe c'è nell'Arenelle. Sì. Comunque il gruppo mi sembra... buono, c'è cioè sì, un bel mix. Insomma abbiamo fatto giocare, Pimentel comunque che è un 65 e Daniele Pasquale che è un 63, quindi insomma. Allora dovremmo avere Dadone in linea, allenatore del Borgo Rapallo che ha perso 2-1 contro la Ciassetta, ma è la partita di andata che si è giocata al Macera. Pronto mister? Mister? No. Pronto, mi senti? Ma adesso no. Mister, mi senti? No.
Adesso sì. Oh, ciao mister, allora raccontami un po' questa sconfitta comunque di misura contro la Ciassetta. Sì, vi dico, noi siamo partiti abbastanza bene, insomma abbiamo fatto i primi 20 minuti abbastanza concentrati, siamo andati in vantaggio e invece poi da lì, da quando siamo andati in vantaggio, purtroppo ci siamo un po' seduti, forse eravamo troppo sicuri dell'1-0. E invece bisogna lottare fino all'ultimo. Loro ci hanno creduto fino all'ultimo e sono riusciti a andare in vantaggio, e anche perché è una bella squadra, nel senso è una squadra soprattutto esperta e forse avevano un po' più voglia di vincere, ecco, di noi, quello sicuro. Ecco, cosa non ti è piaciuto della tua squadra? Ammesso che ci sia stato qualcosa che non ti è piaciuto. Ma come dico, siamo partiti bene, poi non mi è piaciuto l'atteggiamento dopo il gol, quello sicuramente non mi è piaciuto, perché dovevamo continuare forse a combattere un pochettino di più, perché con 1-0 sì, però come ripeto loro è una squadra esperta, infatti avevano piccati bene la loro agonistica, nel senso logicamente, anche perché sono contento perché è stata una partita maschia ma sempre entro le righe. Senza nessun fallo cattivo, una cosa l'altra, perciò mi è dispiaciuto per l'espulsione di quel ragazzo da quell'espulsione, perché sinceramente non ho ancora capito adesso perché gli hanno dato l'espulsione, sinceramente. Comunque tutto quello, niente, sarà una partita un po' così. Se forse avessimo combattuto anche dopo l'1-0 può anche darsi che il risultato era più di nostro favore, quello sicuro. Ecco, in vista della partita di ritorno hai qualche infortunato, qualche squalificato, qualcuno che recupera? No, fortunatamente adesso siamo in 18, questi 18 ce l'ho tutti, c'è un piccolo infortunio al limite di da Don Claudio, mio figlio, ma speriamo che non sia niente di ricordo, una botta al ginocchio, però spero di recuperarlo per la partita. Logicamente sarà una partita difficile, andremo cercando di ribaltare al limite come è andata in campionato, che loro avevano vinto 2-1 a Rapallo e al ritorno avevano vinto 3-0, ma tutto questo sono due partite diverse, due cose totalmente diverse dal campionato, penso. Va bene mister, io ti ringrazio, ci sentiamo presto. Grazie a voi, sempre siete, vi faccio complimenti per la trasmissione, vorrei salutare il mister Garbarino e il mister Zetti, allenatori dell'Aranele, fare i complimenti a Zetti per i risultati di ieri. Va bene, grazie mister, grazie. Salve, arrivederci. Bene, abbiamo ascoltato anche Roberto Dadone, vedo che Cucu vuole portarmi qualche comunicazione, vediamo un po' chi si è lamentato, perché generalmente... quando Cucu riporta dei fogli sono cose negative. Ho capito, per me si può fare. E vabbè, intanto se vuoi telefonare quel nostro amico lì può farlo. E direi che possiamo iniziare a parlare anche di prima categoria. Qua ci sono diversi gironi, partiamo con il girone più che altro, iniziamo con i playoff, a meno che non sia già partita la telefonata. No, allora, andiamo con i playoff di prima categoria per quanto riguarda il Moconesi. Moconesi che ha vinto 2-0 in trasferta contro la Via dell'Acciaio, come potete vedere dalla grafica che ha curato Davide Cucu, grazie ad una doppietta di Andrea Massa, che emula un po' il fratello Giacomo Massa, che gioca nel Casazza, anche lui quest'anno ha segnato diversi gol, si è messo a segnare anche il fratello. Il ritorno ci sarà domenica prossima, abbiamo anche le immagini di questa partita. Abbiamo le immagini del Moconesi, intanto che facciamo vedere le immagini del Moconesi, cerco di fare tutto di fretta perché abbiamo iniziato tardissimo e chiedo scusa. Se possiamo cominciare a collegarci con Tom Cavagnaro, dirigente del Moconesi, così almeno magari... Ecco, intanto queste sono le immagini del Moconesi che abbiamo preso in prestito da Dilettantissimo, che ringraziamo nella persona di Claudio Bianchi ovviamente. Queste, come abbiamo detto, sono le immagini del Moconesi. Come avete potuto vedere c'è il minuto di silenzio non solo per ricordare le vittime di quelle di Genova, poi la Federcalcio aveva anche deciso per Giulio Andreotti, però insomma, diciamo che il minuto di silenzio è per le vittime di Genova. Una vittoria importante quella del Moconesi che arrivava
da diciamo così, una delusione arrivare secondo dietro al San Cipriano, un campionato che aveva visto veramente protagonisti gli uomini di Fabio Muzio. Adesso c'è comunque la possibilità di rimediare ovviamente attraverso i playoff. Se il collegamento dovrebbe, non è ancora pronto, vabbè, allora noi continuiamo appunto con questa immagine. Allora a questo punto chiedo un attimo a Zetti se mi può fare un commento, dato che tu in Vallata ci sei stato per diversi anni, se mi puoi fare un commento sul Moccones. Il Moconesi è sempre stata un'ottima società, è sempre arrivata praticamente lì per fare il salto di qualità e poi per un motivo o per l'altro motivo ha sempre avuto la sfortuna, magari all'ultimo momento, di non riuscirci. Diciamo però. Tanto le immagini scorrono appunto del Moconisi, questo è il raddoppio di Andrea Massa, come detto, per lui doppietta Bello. personale, difensore che ha Bello. Bello. giocato nel Vallestura, poi è sceso di categoria comunque Moconisi che oltre ad avere un allenatore di categoria superiore come Fabio Muzio, ha anche diversi giocatori che potrebbero tranquillamente, che comunque hanno giocato in eccellenza, il primo che mi viene in mente è Casello, poi ci sono Tredini, lo stesso Massa, lo stesso Sivo, insomma è una buona compagine. Continuano ancora le immagini 2-0, importante, che mette in pratica, direi, in cassaforte l'accesso al prossimo turno dei playoff. C'è ancora la partita di ritorno appunto da disputare settimana prossima. Dovrebbe arrivare il collegamento? No, ancora no. Vabbè, noi intanto andiamo ancora avanti con le immagini. Moconis, che anche adesso vedete anche un Ho calcio di sbagliato rigore arrivo. sbagliato da Trebini, Trebini. che ha colpito la traversa, però insomma anche Trebini non può sempre fare, cioè le partite Trebini le fa sempre. Intanto qua mi è arrivato un altro comunicato. Va bene, abbiamo un piccolo problema per Cavagnaro, vedremo di sentirlo semmai nella seconda parte appunto della trasmissione, un problema che ho creato io. Va bene, intanto che abbiamo già visto le immagini del Moccone, perché abbiamo visto anche le due reti appunto della squadra Fontanina, possiamo andare avanti con la schermata relativa ai play-out, perché ci sono tre squadre del nostro comprensorio impegnate appunto nei play-out: c'è la Cogornese, c'è la Rapido Nozzaro e anche la Proreco, anche se non è del Tigre, però fa parte del Golf Paradiso, comunque del nostro Levante. Vedete qua la Cogornese che ha pareggiato 1-1 in trasferta contro l'Ampi Casals. Il ritorno, attenzione, si giocherà domenica sera alle 20:30 al campo San Salvatore di Cogorno. Poi l'altro play-out è quello tra Rapido Nuzzargo e Proreco, con vittoria della Proreco 2-0. Di questa partita avremo, anzi abbiamo le immagini appunto che ci ha fornito Agostino Alfonsi. Allora a questo punto, mentre partono le immagini di Rapid Nozzarego Prorecco, chiedo alla regia se possiamo provare a sentire Porro, che è l'allenatore appunto della Rapid Nozzarego. Porro, ricordiamo, ha preso la squadra in corsa. Porro, che è stato per 2 stagioni allenatore del Fontana Buona, che ha colto 2 ottime salvezze, adesso cerca in questa impresa che diventa anche difficile, perché perdere in casa contro la Proreco appunto 2-0 fa sì che la partita di ritorno sarà molto difficile per i gialloblu. Intanto vedo che Diego Terlizzi comincia a collegarsi con Porro. Ecco, intanto sono anche sentito che ho spostato il telefono. Claudio, scusa, aiutami perché devo guadagnare del tempo. Come la vedi la Rapid? Diversi giocatori discreti, però è lì che arranca. Difficile, difficile 2-0, è brutto. Ha dei giocatori discreti, non so se cosa, come mai, perché voglio dire, c'ha degli elementi validi. Sembra strano che abbia perso 2-0. Ora, io non conosco la Proreco, però il valore di alcuni giocatori del Rapid, insomma, li sappiamo, ecco, qualcuno lo conosciamo perché. Tanto le immagini scorrono, è stata una partita ricca di emozioni, perché l'inglese aveva parato un rigore a Zanardi, poi c'è stato un errore di un giocatore della Rapid e questo ne ha approfittato appunto Monte della Proreco per segnare il gol. Il raddoppio poi di Zanardi con un colpo di tacco straordinario, poi Postiglione ha parato ancora il rigore. Ma adesso ce la racconta bene Alessio Porro, allenatore della Rapid Nozzarego. Pronto Alessio? Eccomi. Ciao Alessio, innanzitutto come va? E soprattutto raccontami la partita contro la Proreco, insomma, risultato negativo, però vedendo le immagini, insomma,
avete attaccato? Direi che, come mi aspettavo, è stata la classica partita da play-out, quindi comunque equilibrata, dove si sarebbe decisa su singoli episodi o eventuali errori. Noi chiaramente, dovendo fare il risultato, abbiamo cercato di fare la partita. Recco giustamente doveva più che altro badare a difendere e ripartire, e alla fine è venuto fuori un risultato dettato da questi due fattori. Abbiamo sbagliato, regalato il primo gol, il secondo non l'abbiamo comunque marcato bene, ma sono gol che non si vedono tutte le domeniche, direi. Sì. E in generale comunque bisogna dire che hanno meritato il Recco, perché molto più concreti, molto più compatti, uniti. Ho visto un grosso spirito di sacrificio e anche tantissima voglia di mantenere la categoria, più della nostra, e questo credo che in una partita di play-out abbia fatto la differenza. Ecco, poi nell'arco di queste partite, quando hai questo atteggiamento giusto, sicuramente ti porti anche quel pizzico di fortuna in più dalla tua parte, perché comunque poi nel secondo tempo, anche quando abbiamo provato la rimonta, comunque abbiamo sbagliato il gol. Questi sono episodi che ti tagliano un attimino le gambe dal punto di vista morale, e niente, quindi questo è il frutto del risultato, anche insomma un pizzico di tutela arbitrale che c'è stata e che non mi è piaciuta tanto, nel senso che negli stessi cartellini dati nel primo tempo a noi non si capisce bene perché non potessero essere dati nel secondo tempo, gli stessi identici falli a giocatori oltretutto già ammoniti, avversari, però ecco. Il risultato lo riassumerei così, ecco, meritato da parte del Recco per questo aspetto, dove è stato sicuramente più bravo di noi, ecco. Ecco, Alessio, ci sarà da lavorare sul piano mentale, bisogna un po' cercare di creare quella voglia di vincere che dovrebbe venire naturalmente, dato che si parla di un play-out, però dalle tue parole ho capito che bisogna lavorare molto su questo aspetto. Ma tecnicamente stiamo abbastanza bene, l'abbiamo dimostrato nel secondo tempo. Quindi sicuramente un aspetto mentale, è un aspetto di motivazione, che però deve scaturire più individualmente nei singoli giocatori, che diciamo è un qualcosa che non può essere dato dall'allenatore, dal presidente, da altri fattori. La voglia di mantenere la categoria deve essere individuale e deve bastare quella, ecco. Noi purtroppo ci è successo troppo spesso che le motivazioni degli altri fossero sempre superiori alle nostre, ecco. E questo francamente mi dispiace parecchio, ecco. Ecco Alessio, dimmi la verità, era più difficile col Fontanabuona o più difficile qua? Ma assolutissimamente qua, non c'è paragone, non c'è paragone. Sono due esperienze completamente diverse e purtroppo sono anche due gruppi di ragazzi completamente diversi, ecco, oltre che parliamo di categorie differenti, ecco, quindi assolutissimamente, troppa differenza, ecco, però abbiamo già fatto veramente tanto ad andare ai play-out, abbiamo comunque 90 minuti di ritorno, dove è un campo particolare, ecco, campo in terra, può succedere davvero di tutto. Io penso che se i ragazzi avranno i mezzi li hanno, perché io ci credo, devono dimostrarlo anche con gli atteggiamenti, e se avranno voglia di dimostrare questi atteggiamenti tutto può succedere, altrimenti dovremo accettare il verdetto e fare complimenti al Recco, ecco. Va bene Alessio, io ti ringrazio e ci sentiamo presto. Di niente, grazie a voi, un saluto ai tuoi ospiti e un saluto, a presto. Grazie Alessio. Allora, abbiamo ascoltato anche l'allenatore della Rapid Nozzargo, riprendo con i miei ospiti. Attilio, miglior partita e peggior partita dell'Arenale quest'anno? Ma miglior partita ce ne sono state diverse. A me è piaciuta molto la partita che abbiamo fatto con l'Entella, che abbiamo fatto con l'Aurora, perché al ritorno per qualche episodio, se vincevamo, nessuno poteva dire niente, poi vabbè, siamo complicati un po' la vita. Peggior partita, secondo me, col Portofino nelle ultime giornate, dove era la partita che ci poteva permettere di arrivare, se non ai playoff, però vicino, e l'abbiamo sprecata, ecco. Però insomma, secondo me, se uno fa un contesto generale,
sono state più le partite buone che quelle negative. Questa mi ha impressionato un po' perché era il momento che bisognava forse dare qualcosa in più, però insomma, tutto sommato. Bene, hai visto quel ragazzino lì che era lì, che era intervistato da me qualche settimana fa? Insomma, l'anno scorso c'era Attilio ad allenare, poi quest'anno la decisione appunto di affidare la squadra a lui, che a Roberto Coppello, che aveva appeso le scarpe a chiodo, è stato un azzardo, però parliamo sempre di terza categoria, comunque insomma una scommessa direi vinta. Ma credo di sì, almeno. Vedo che l'hanno riconfermato, perciò vuol dire che anche i dirigenti gli è stato capace, è una grande persona, come tutti abbiamo i nostri lacune, cioè non siamo perfetti, non c'è nessuno perfetto, però si può sempre migliorare e l'ambiente Arenelle sono convinto che ti può aiutare a migliorare, cioè a migliorare come persona, come allenatore, come amico, in tante cose. Non è poco questo, perché è un bel ambiente, veramente di persone di casa, si diverte, si gioca, cioè, quando è il momento poi si fa anche la partita seriamente con i dovuti. Con l'Entella, secondo me, con Cezzetti è stata una bellissima partita, io credo. È stata bene. Allora, le cose sono di quella partita lì, se non sbaglio. Sì. Eh? E col Portofino invece è una cosa, un disastro. Non so, a volte succede. Non è colpa di nessuno, il calcio è fatto anche di queste cose. Mi farò? Peggiore partita, miglior partita? Ma secondo me la miglior partita che abbiamo fatto è stata quella con Real Fieschi, anche se abbiamo perso 3-1, è stata la partita che forse ci ha risollevato. Venivamo da un periodo abbastanza brutto e quella partita lì ci ha dato coraggio, perché sul 2-1 avevamo la possibilità di pareggiare, poi abbiamo subito il terzo gol. Però quella lì è la partita della svolta, secondo me. Peggior partita, anche io dico quella col Portofino, perché abbiamo perso l'occasione di poter arrivare ai playoff. Avevamo alla fine fatto un recupero pazzesco, sì, perché solo un mese prima eravamo praticamente ultimi in campionato, poi anche grazie a 3 vittorie consecutive ci siamo rialzati e abbiamo sfiorato i playoff. Comunque un campionato buono da questo punto di vista. Claudio, stessa domanda, miglior partita della tua Entella e se c'è una peggiore partita? C'è, ci sono. Te arrabbi facilmente, t'ho visto arrabbiati. Sì, sì, a parte ora lasciamo perdere i playoff, però bella, diciamo, a me è piaciuto tanto il secondo tempo con l'Aurora là, sì? Mi era piaciuto molto, avevamo avuto una bella reazione, poi... diciamo brutte, posso ricordare quella in casa col Moniglia o a Carva, lì col Carva, e non era stata delle migliori partite. Col Vale a Borzonassa non ne parliamo, un campionato, abbiamo preso una sonora batosta, bruttissima partita, quindi ce ne possono essere varie che si ricordano, però. Allora, adesso parliamo un attimo di allenatori, perché adesso, prima vi ricordo una comunicazione appunto che mi ha mandato Enzo Malatesta, il settore tecnico di Coverciano informa che gli allenatori adesso dovranno svolgere degli aggiornamenti tecnici obbligatori e si potranno effettuare il corso presso il centro AIAC del Tiguglio, 25 euro per i tesserati AIAC, mentre la quota sale a 60,50 euro se non si è tesserati. Il corso è di 5 ore per l'anno 2013. Per informazioni, ovviamente, rivolgersi a Giuseppe Valentino, Ruggero Rossi, Roberto Valente ed Enzo Malatesta. Insomma, i soliti che sono nell'Associazione Italiana Allenatori Calcio del Tiguglio. Dicevamo di allenatori, qualche panchina comincia già a muoversi, c'è già un valzer. Direi che possiamo iniziare già a capire chi siederà sulla panchina del Rapallo, perché questo è già un primo clamoroso ritorno. C'è il servizio che parla appunto del fatto che l'allenatore del Rapallo molto probabilmente sarà Costanzo Celestini, perché Costanzo Celestini, se vi ricordate, si era lasciato un po' così con Corrado Vignolo. Io poi so che domani mattina Corrado Vignolo mi telefonerà e mi dirà che non è vero, però è successo così. Poi quest'estate si era stato contattato Celestini per dirigere il settore giovanile del Rapallo. Nel frattempo è arrivata la retrocessione del Rapallo in prima categoria, a parte che io credo che potrebbe anche esserci anche un ripescaggio del Rapallo, vedremo.
E adesso prende forma, prende ipotesi molto forte il fatto che Celestini sarà l'allenatore della prima squadra del Rapallo. Allora, se Diego Terlizzi è d'accordo, mandiamo in onda il servizio relativo appunto a Rapallo e Celestini, che vi spiego un attimo come sono le faccende, e poi torniamo in studio. Ritorno clamoroso si prospetta sulla panchina del Rapallo. Dopo la recente retrocessione in prima categoria, la società bianconera è alla ricerca di un nuovo allenatore. Roberto Bobo Di Marco, che nel corso della stagione appena conclusa era subentrato al dimissionario Domenico Bertorino, non verrà riconfermato, ma dalle parti del Macera gira con insistenza una voce, il ritorno di Costanzo Celestini, già allenatore ruentino lo scorso anno per 19 partite, in mezzo alle gestioni di Alberto Mariani e Natalino Bottaro. Celestini quest'anno è stato al settore giovanile del Santa Maria San Salvatore Fontanabuona, ruolo di responsabile che ha ricoperto prima dell'esonero fino al 12 febbraio. Ma già una settimana dopo il tecnico originario di Capri era stato indicato come il nuovo responsabile del settore giovanile del Rapallo per la nuova stagione che partirà il 1 luglio. Ma ora per Celestini potrebbero spalancarsi le porte della conduzione della prima squadra. Non è un mistero che la società bianconera, in vista del campionato di prima categoria, voglia allestire una squadra di giovani. E chi meglio di Celestini, che ultimamente aveva manifestato l'intenzione di lavorare coi giovani, potrebbe incarnare questo nuovo corso del Rapallo? Gli allenamenti con giovani giocatori si effettuerebbero di pomeriggio, proprio come piace all'ex allenatore di Lavagnese, Sestrilevante, Virtus Entella, Savona, Capranese e Chiavari Caperana. Ribadiamo, al momento sono solo voci, qualcosa di ufficiale si saprà solo al 15 maggio. Oh, questa è la prima che vi regalo così su Costanzo Celestini e Rapallo. La seconda, che è la notizia di oggi, è che purtroppo, dico purtroppo perché comunque un mio amico Roberto Rubempari non è stato riconfermato alla guida della Val d'Avoto per la prossima stagione. 3 anni sulla panchina degli Jedi Sì. e si sa già, o almeno si vocifera, del sostituto di Roberto Rubempari, perché si parla di Massimo Perego, sarebbe un grande ritorno nel calcio per Massimo Perego, è complice anche il fatto l'ingresso, pare, nella Val d'Avoto, di udite udite, di Pierluigi Piombo, assessore nel comune di Chiavari, ex presidente della vecchia Chiavari, quindi si ricompone il duo che aveva vinto un morire. campionato qualche anno fa, anche una Coppa Liguria. Quindi andiamo col servizio che spiega quello che è uscito oggi, sia su Inter TV sia anche a Radio Aldebarano, visto con Pagliettini, e poi torniamo in studio. Clamoroso addio e clamoroso doppio ritorno. Roberto Rubempari non sarà più l'allenatore della Val d'Aveto. Dopo 3 stagioni la società ha deciso di non rinnovare l'incarico al tecnico che durante la sua esperienza negli Jeti ha colto una salvezza nel girone D, una promozione sfiorata attraverso i playoff nel girone C e un sesto posto nuovamente nel girone D. A questo punto la domanda è: chi siederà sulla panchina della Val d'Aveto? Indiscrezioni parlano di un ritorno nel calcio di Pierluigi Piombo, ex presidente della vecchia Chiavari ed attualmente assessore all'urbanistica, edilizia privata e pubblica, commercio, fiere e mercati, artigianato e agricoltura del comune di Chiavari. Ma non come presidente, ovviamente, ma come nuovo ingresso in società. E allora, inevitabilmente, il nome caldo per la panchina degli Jeti è quello di Massimo Perego, ex calciatore negli anni 80 di Sestrilevante, Rapallo, Levanto e Sarzanese in Serie D, ed ex allenatore recentemente proprio della vecchia Chiavari con Piombo e con Claudio Ghirlanda, Simone Tuccio e Roberto Russo come giocatori, attualmente proprio alla Val d'Aveto. Massimo Perego per 2 settimane estive è stato anche allenatore del Sestrilevante dal 24 luglio all'8 agosto, salvo poi dimettersi per incomprensioni con il presidente Mario Arioni. Al suo posto, nell'agosto del 2010, arrivò il brasiliano Juari. Bene, abbiamo ascoltato appunto il servizio che ci spiega come mai adesso Rubempari non è stato riconfermato, arriverà appena, a parte che non c'è ancora nulla di ufficiale, però è uscita la notizia, qualche conferma l'ho avuta stamattina, ovviamente poi io credo che già domani qualcuno cercherà di smentire, però insomma la situazione al momento è questa. Però io qualcosa su Rubempari ve la chiedo, insomma, ha lavorato anche abbastanza bene, è un peccato che non è stato riconfermato, però insomma il valore dell'uomo e dell'allenatore rimane tutto. Secondo me è molto in gamba. Io l'ho conosciuto più come giocatore che come allenatore, perché le battaglie ai tempi erano. Però mi è sembrato anche che abbia fatto dei campionati. Io poi non so, però credo che le dimensioni siano
siano quelle, perché la Val d'Aveto, comunque, che è di Santo, la squadra di Santo Stefano d'Aveto, gioca comunque lontano, quindi andare in promozione, cioè non lo so, ecco, se il passo, poi magari potevano farlo, ecco, io, però mi sembra che abbia fatto degli ottimi campionati, ecco, anche con delle buone squadre, tra l'altro, quindi, insomma, però. Te lo aspettavi? Questo... No, no, non me l'aspettavo, perché come diceva appunto Attilio, è una persona che ha lavorato bene, quindi non me l'aspettavo, poi insomma, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Intanto adesso arrivo anche a te, Benny. E intanto chiedo, perché un nostro amico ha telefonato, però insomma la testa, che vorrebbe parlare con Claudio Zetti. Se vuole chiamare, chiami, perché almeno noi poi passiamo la telefonata. Però chiama Enzo, perché adesso noi non abbiamo il numero tuo a portata di mano per chiamarti. Tu chiama, che noi adesso ti mettiamo in linea con Claudio. Fallo, Benny. Non so se hanno scelto bene a cambiare un mister così. Nulla contro Pergo, qua si parla di Ruben Paddy. Ruben Paddy, se non vado sbagliando, aveva fatto con mio fratello Angelo a Caperana, quando era ancora Caperanese, avevano fatto molto bene, sono stati assieme e credo che avevano fatto un bel inizio assieme. E mi dispiace veramente, perché è una persona molto seria, poi molto ligio anche al suo dovere di allenatore, ecco, è preparato. Però come dice Zetti, veramente c'è sempre una sorpresa, ecco. Sono queste sorprese, i nuovi dirigenti che entrano e si portano le persone più che vogliono loro, ecco. Questo è il calcio. Allora, intanto rimaniamo sempre in ambito di allenatori, perché in eccellenza si sono giocati i play-out, appunto, che hanno deciso le retrocessioni, retrocedono in promozione il Quigliano e il Campomorone del Sant'Olcese. Si salvano la Virtus Colm Polis Sesti e il Real Val di Vare, e nel campo Morone e Benny c'è Alberto Mariani. Peccato però. Tantissimo, veramente. Se mi ascolta, le faccio un bocca al lupo di un ritorno presto in categoria che merita lui, perché Alberto sono amici con la maiuscola, e le dico di non demoralizzarsi, perché lui ha fatto il massimo, aveva recuperato bene, aveva recuperato nelle ultime giornate, si era portato quasi alla salvezza, ci avevano creduto. Io ho letto oggi l'articolo, dice ci avevamo creduto. Pazienza, Alberto, rialzati e riparti da zero e vedrai che fai sempre bene. In bocca al lupo. Ecco Nicolò, te sei giovanissimo, quindi dovrai imparare un po' da qualcuno lì dentro. Come... Da chi hai imparato, anche non solo a livello magari calcistico, ma anche a livello umano? Un tuo compagno di squadra che ti ha anche insegnato magari un po' come stare in campo, perché anche non solo a livello come posizione, ma anche come comportarsi. Ma a parte un po' tutti mi hanno insegnato, mi hanno subito fatto integrare bene in squadra. Poi c'è da dire anche che comunque siamo 4-94 in squadra e andiamo tutti nella stessa classe, quindi ci conosciamo molto bene. Andrea, Federico, Emilio. Ma quello che diciamo ma... fatto imparare di più un po' anche dei trucchetti, possiamo dire, nel calcio, è stato Michele Dasso. Sì, sì. Che mi considera il suo figlioccio calcistico, mi viene lì, mi insegna. Anzi, c'è stato anche un periodo che le dimesse laterali non si battevano tanto bene, fischiavano qualche fallo, allora dopo gli allenamenti, sempre 10 o 20 minuti, eravamo lì a battere le rimesse laterali. Anche Paganini, se non me ne voglio parlare. Vabbè, adesso li nomini tutti perché mi sembra anche giusto. Un difensore che ha finito il campionato senza la munizione. Ecco, sì, ne parlavamo prima. Gli ho dato le statistiche. Che sì. Lui è arrivato a dicembre, se non sbaglio. Senza la munizione. Senza la munizione. Anche perché ci arrivava sempre prima lui. C'ha una forza nelle gambe. Bravo, veramente. Questa è una bella scoperta. Sì, infatti abbiamo un po' paura di questo. Ma perché c'è già qualche sirena. C'è già qualche squadra. Dobbiamo tenere a riposo, infatti lo nascondiamo al giorno, sì, ma portarlo qua non è stato bene, insomma, perché qua la guarda, aspetta, qualche però, la guarda la traduzione difensore, ma no. Ma Attilio, a parte lui, a parte magari i soliti noti Pimenta, ho detto Pimenta perché ha due piedi che pallano da sopra, a due piedi quando calcio le punizioni è uno spettacolo, però ci sono altri giocatori che hanno contribuito alla buona stagione dell'Arenelle. So che è brutto citarne uno o due, però ma io, secondo me, per esempio, c'è Marco De Salvador che comunque
ha fatto, insomma, ha fatto, a parte i gol che ha fatto, però è una persona che in campo guida, è seguita, e poi comunque c'è sempre, cioè uno che malgrado il lavoro che fa, c'è cioè che la sera insomma lavora, quindi ha problemi anche per allenarsi, però ha dimostrato comunque di essere quando c'era la persona in più, soprattutto per i giovani che quest'anno c'erano, ma poi proprio perché è uno, una persona proprio che ha, dà la sua disponibilità anche ai ragazzi, e poi ripeto, quando c'è in campo si fa sentire qualsiasi ruolo, perché insomma, qualche anno fa sei rimasto senza portiere, ha dovuto giocare in porta per dire, però quest'anno ha giocato anche davanti, ha fatto dei gol, quindi veramente, veramente una persona. Poi ce ne sono degli altri sicuramente, però lui veramente quest'anno è stato quello, perché purtroppo quest'anno alla Renelle sono mancate quelle persone che erano tanti anni che giocavano, sì, come Figari, come Pavarani, che erano quelli che davano Coluccio, davano, insomma, ci vuole sia i ragazzi che le persone con un più di esperienza, e quindi mancando loro, insomma, se c'era la De Salvador e Zaghetto che hanno tirato un po' il gruppo, quindi io sono contento soprattutto per questi ragazzi giovani, perché li ho visti inseriti bene. E poi sono bravi, ecco, secondo me sono molto bravi. E ti fai meno nervoso se non sei in panchina? Eh? Ma guarda, io... Te lo fai lo stesso? Io devo dire la verità, a me piace fare l'allenatore, però patisco troppo. Patisco troppo, poi siccome sono dell'ambiente, sono stato uno di quelli che qua 5 anni fa ha detto ricominciamo a iscriverci ai campionati. Avevo difficoltà poi anche a fare le scelte, perché comunque sono tutti amici... Quindi io ho detto preferisco dare una mano e stare così, ecco, anche se ti dico nel 91 avevo allenato la panchina, poi ho allenato 2 volte la vecchia chiave in corsa quando c'era ancora il tempo, che si mandavano via gli allenatori anche nelle seconde categorie, sì. Però vedo che mi piace più stare nel gruppo, dare una mano, organizzare, lavare le maglie, per dire, no? Cioè, l'importante per me è il gruppo, quindi insomma ho abdicato, diciamo. Claudio, invece tu hai una squadra multietnica, ne ho parecchi, sì, tantissimi, perché ho 2 Nexipi, ho Capai, ho Vilon Ortega. Quello lì tra l'altro è un giocatore che mi piace molto a centrocampo. È un ottimo giocatore, ha un piede che è eccezionale, cioè... Poi è molto, molto serio, una persona seria, quindi. Ma anche i ragazzi, cioè anche i due fratelli De Sipili e Dorian Capai, sono bravi ragazzi, ma abbiamo anche altri giovani, ecco. Abbiamo avuto qualche infortunio, perché poi abbiamo perso Bacigalupo, abbiamo perso Motola, abbiamo perso Salano, che poi si era fatto male, che poi non era venuto. Insomma, qualcuno, Murgia, che è venuto e non è venuto, perché anche lui infortuni, lavori, insomma, però un bel gruppo. Benny, adesso ti chiedo un attimo del campionato di terza, la squadra che ti ha impressionato di più? Non mi devi dare niente, L'Aurora, sì. E un'altra, perché poi vabbè, capisco che le prime 3-4 fanno i playoff e quindi sono quelle che hanno fatto meglio, però una squadra che ti ha impressionato, e poi magari la classifica non ha rispecchiato magari quello che è. Anche la Riese, però, perché all'inizio era partita per anche la Riese era partita, e poi ha avuto anche lì inconvenienti, perché a volte non si trova allenatore con giocatori, c'è sempre un qualcosa che non ti può portare alla fine il tuo lavoro, un lavoro anche fare l'allenatore è un lavoro, fatto con passione, fatto con umiltà, ci vuole molto. E tante volte succede questo. Allora Riese, poi mi aveva stupito perché si era ripresa molto bene, difatti questo ragazzo qua che allena adesso è secondo me molto molto bravo, preparato, e mi ha stupito, poi vabbè, poi non ce l'ha fatta neanche lei, però credevo che a un certo punto il playoff arrivasse anche lei, come avevo creduto un po' anche per noi, però... Pazienza. Claudio, vedevo che annuivi quando parlava della Riesa. Sì, perché la Riesa aveva avuto un bel periodo di entusiasmo con l'entrata di Emanuele, sì. E poi qualche risultato alterno, se no sicuramente potevano arrivare magari loro invece del Valle, poi invece il Valle se l'è giocata e sono passati loro, quindi. Però la Riese era un'ottima squadra, un bel gruppo più che altro, perché io li vedevo anche, facevano allenamento a volte con noi, sì. E si vedeva che erano molto uniti, ecco, una squadra molto unita.
Se la regia è d'accordo, andiamo avanti o possiamo ancora? Tagliamo? Allora, finisce la prima parte di poi, stasera un po' così. Finisce la prima parte di Punto Sport, c'è la pubblicità e poi nella seconda parte ovviamente parleremo anche della Lavagnese, la Virtus Entella che affronterà Lecce, ma ovviamente continueremo a parlare di Entella e di Arenale. A tra poco.